Stati Uniti, anni 20, pre-crisi. Allora, gli Stati Uniti escono dalla Prima Guerra Mondiale in una situazione economica favorevolissima. 19-22 è un periodo di sviluppo economico senza precedenti. Dovuto a cosa? Che hanno vinto la guerra, non hanno avuto danni di guerra, sono diventati protagonisti della vita economica mondiale, sono il paese che produce di più, un paese giovane, un paese fresco. Inoltre, Wilson non partecipa alle elezioni perché si è ammalato nel 20. Questo gli consente di non partecipare agli Stati Uniti alla SDN, che sarebbe stata una spesa, ma i repubblicani che hanno vinto con Harding non entrano nella SDN e pensano soltanto allo sviluppo economico liberista. Uno sviluppo economico che è senza precedenti. Gli anni 20, da un celebre romanzo di Fitzgerald, Tenera la notte, prenderanno il nome di anni ruggenti, anni di sviluppo, anni di crescita, anni di entusiasmo. Allora voi fate queste considerazioni. Per realizzare un'azienda in Europa ci voleva, come spese burocratiche, una cifra intorno a 400-500 euro e un mese, due mesi di tempo per avere le licenze. Negli Stati Uniti, con 8 dollari, in un quarto d'ora io avevo costruito la mia azienda. Quindi una semplicità, una facilità e poi anche un meccanismo di richiesta consumistica sempre più forte, un mercato che tira, un mercato che guarda all'esterno, ma che si può guardare anche soltanto a se stesso, si può guardare, ecco, gli Stati Uniti possono guardarsi l'ombelico. Perché? Perché ciò che producono nel mercato interno vola. C'è richiesta, quindi cambia proprio completamente lo stile di vita, no? Poi andiamo a vedere le ragioni economiche, ma ci sono le lettere dei migranti che sono anche tenere, no? Che raccontano, c'è un calabrese che racconta ai propri amici, manda la lettera al bar del paese e dice: in questi locali la sera ci sono le donne, la luce accesa, suonano. Le donne accavallano le gambe, si arriva fino a vedergli le mutande. Le donne fumano in pubblico, cioè è un altro mondo. Cioè, la gente rimaneva: l'America, l'America, il sogno. Cioè, ma così, lì è tutto possibile, il sesso è più libero, l'impresa economica è più libera, l'uomo è libero di fare, di crescere, di sviluppare. E ovviamente questa crescita economica perpetua, questa nascita di aziende, fa nascere anche le nuove professioni. Il fotografo, che deve fare i manifesti, il grafico, l'ideatore di spot pubblicitari, cose che da noi non esistevano minimamente. No? Quindi, e poi i frigoriferi, quindi ci vuole il tecnico che ripara frigoriferi, eccetera. Quindi è una crescita perpetua, no? Molto molto forte e sviluppata, anche incentivata da quale meccanismo? Da un meccanismo del fordismo, che poi è l'unica cosa che non si perderà dopo. Il fordismo cosa ti dice? Il fordismo ha visto un aumento della produzione del 50%. Il fordismo si basa su due concetti, no? Anzi tre. Primo, catena di montaggio. La catena di montaggio cosa consente, ripartendo dall'ingegner Taylor? Che il lavoro facile e ripetitivo lo possa fare chiunque, non serve una preparazione particolare. E serve tanta occupazione, quindi si dà tanta occupazione. Poi aumento dei salari. Perché Ford spinge sull'aumento dei salari? Perché le macchine le voglio vendere anche agli operai. Se hanno salari bassi non possono comprare, quindi scatta un meccanismo virtuoso: stipendio più alto, consumo più alto. È chiaro questo. Terzo punto,
La produzione facile e ripetitiva non deve avere troppe variabili. Guardate che Ford aveva visto tanto dentro. Oggi le ditte automobilistiche, sapete anche perché hanno meccanismi di crisi? Perché loro pensano di guadagnarci tanto, ma ora è finito il momento della crisi. Per cui, oltre al modello base, te dici, leggi, quella macchina a 10.000 euro, poi vai 15, no? Perché oltre al modello base, te ci vuoi quello, ci vuoi quello, ci vuoi quello. È vero che loro ci guadagnano, ma è anche vero che buttano tanto via, perché producono tanto materiale in più che poi magari non è richiesto. Infatti oggi cosa succede? Te compri la macchina, te la danno 4 mesi dopo, 5 mesi dopo, perché fanno più i pezzi sulla richiesta. Però la catena intanto va. Ford dice, del modello T il cliente non può scegliere niente. Non può mettere un optional. Il modello T funziona, è già funzionale, non c'è che è senza sedili come le macchine di ora, cioè no, il modello base però non c'è il sedile, come guido, no? Il modello T c'è tutto, il cliente non può scegliere niente, può scegliere solo il colore, purché sia nero. No? Quindi e questo mi consente una produzione serrata, ta, 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 produco, vendo, produco, vendo, produco, vendo, e una crescita incredibile. Ovviamente il modello fordista viene preso da tantissime aziende americane. E perché gli anni 20 sembrano gli anni del meccanismo virtuoso del capitalismo? Perché cosa succede? Che le persone hanno le banche che gli danno denaro a tassi agevolati, perché le banche in cosa scommettono? Nella crescita economica. Quindi se io ti presto del denaro, siccome siamo in un periodo boom economico, tu me lo restituirai, no? Quindi prestano soldi alle aziende, prestano soldi alle imprese, le imprese vogliono nuovi macchinari costosi, le comprano tramite il fido bancario, ma anche le famiglie prendo soldi in prestito per comprare sempre di più. Quindi non è soltanto l'aumento del salario che mi fa consumare, ma che io spendo oltre il mio salario, avendo una cieca fiducia nel fatto che poi ritornerà. È chiaro questo? Cioè, io guadagno 1.000, spendo 1.500, perché tanto prendo prestiti alla banca, tutti i mesi mi leva qualcosa, però io mi compro anche il frigorifero in casa. Quindi scatta questo meccanismo che è importante comprare, è importante avere, è importante accumulare, è importante il benessere, no? Però si perde questo meccanismo. E cosa succede? Che finché l'economia tira, si va. Ma quando l'economia non tira più, le banche cosa si trovano? A non poter più esigere il credito che hanno. Perché quelli non hanno più soldi per pagarlo. Li metti in carcere, certo, però te i soldi li hai persi. E quindi non puoi più esigere il credito. Keynes dice una cosa bellissima. Se ti devo un dollaro, te lo ridò. Se ti devo un milione di dollari, salutali, perché non ce l'ho. Quindi il grave errore delle banche è prestare tanti soldi anche a famiglie, a gruppi privati che in realtà poi non sono in grado di restituire tutto questo, vi è chiaro il meccanismo. Inoltre molti prendevano i soldi in prestito dalle banche perché magari pagavi il 3%, 5% del prestito. E cosa ci facevano quei soldi? Li investivano in borsa, perché la borsa ti dava di più. Ma è chiaro il giochino. Cioè, la banca mi dà dei soldi, io questi soldi li investo e ci guadagno. Quindi è un gioco meraviglioso, se poi il gioco non si interrompe, perché poi a un certo punto il meccanismo si interrompe. E quindi cosa succede? Che la borsa americana ha uno sviluppo incredibile, anche molto più alto di quello che è la produzione, perché se la produzione ha fatto il 50%, la borsa ha fatto il 120%, quindi fra economia reale e economia borsistica c'è un gap che poi a un certo punto si paga inevitabilmente. Poi cosa succede? Che tanti hanno investito in borsa, non hanno investito in borsa quelli che ci capiscono, eccetera, tutti. Quindi salta anche il meccanismo, non puoi più nemmeno capire, perché il gioco della borsa è semplice, no? Se le azioni piazza hanno 1.000.000 di richieste e in 5 le vogliono vendere, le azioni piazza saltano, nessuno va più a guardare. Ma la ditta piazza
sta avendo uno sviluppo. No, ormai è scelleratezza, perché ognuno gioca su questo meccanismo. Addirittura ci sono racconti di donnine che vanno a fare la spesa, passano dall'agenzia bancaria, dice: ho $50, li metta qui signora, guarda, li compro le stazioni. Ritornavano a fare la spesa, erano diventati 110. Cioè, ma li lasci, aumentano. Quindi era proprio la moltiplicazione dei panni e dei pesci. È il miracolo. Siamo arrivati al miracolo. Cioè, i soldi è Pinocchio. No, metto 4 soldini, no, sottoterra, e si farà la fine di Pinocchio, perché poi è così. Questa proprietà impropria, scusate il gioco di parole, del denaro, alla fine si paga, no? Alla fine cosa succede? Che le famiglie devono pagare debiti alle banche. E cosa fanno? Cioè, levo dalla borsa e pago il debito. Levo. Se tanti levano, la borsa cala. Chiaro? E allora, essendo un meccanismo di fiducia affettiva, quello economico, cioè l'economia è molto affettiva, le persone si affezionano, sembra strano, all'idea economica che hanno. Dice: ho 100.000 euro in banca, mi sento più tranquillo. Quindi è anche un fatto emotivo il sentirsi tranquillo perché ho quel tipo di denaro. Vado, sono diventati 95, aiuto, ma non è che cominciano a calare tutti. Sarà, siccome erano 100.000, ma io ce ne avevo messi 50, a 90 levo, tanto ho guadagnato. Poi qualcuno dice: ma sono diventati 60, fammi levare. Qualcuno 45, conviene perdere poco. E allora tutti cominciano a togliere dalla borsa, anche gli speculatori che hanno capito che siamo arrivati al picco massimo, tolgono dalla borsa, e il 24 ottobre del 29 abbiamo il famoso giovedì nero della borsa. Un crollo verticale, un crollo epocale della borsa. Senza paracaduti, perché non si era pensato ai paracaduti. Ci dovrà pensare Franklin Delano Roosevelt a dare paracaduti agli Stati Uniti. È uno schianto. Hanno sempre governato i repubblicani in quel periodo, con Harding, Coolidge e Hoover. In quel momento c'è Hoover al potere, e Hoover dice: qual è la ricetta per risolvere una crisi del genere? Intanto niente panico, lasciate i soldi in borsa, vedete che poi la borsa si riprende. Non è vero. Austerità. No? Cioè, austerità cosa vuol dire? Io, per salvaguardare le imprese, no, tengo i conti pubblici rigorosamente in pari, non investo nell'economia in maniera tale che non c'è un crollo dello Stato. Ma in realtà, se si tengono i conti pubblici in un rigoroso pareggio di bilancio, i conti pubblici poi diventano un'arma a doppio taglio, perché non mi consentono di investire, e in quel momento l'economia avrebbe avuto bisogno di investimento. Vi è chiaro questo? No? Quindi questo rigore lanciato da Uwe è un danno enorme. Nelle banche si continua a dire ai clienti: ma non levate ora, poi ora l'economia è come una sinusoide, poi risale, poi ricresce, ora ha toccato il punto più basso, non vi conviene. Ma in realtà la gente che dà retta agli impiegati di banca vede andare sempre più giù il proprio capitale. Ci sono suicidi, un'intera famiglia si suicida, perché voi pensate a questo: uno dice: io ho messo da parte tutto, sono tranquillo, la vecchiaia, è saltato tutto il meccanismo, c'è un crollo delle certezze. Cioè, dall'entusiasmo, dall'energia, dalla libertà, dalla possibilità di tutto, a non avere più niente. È chiaro questo? E questa è stata la crisi del 29. Poi vedremo le soluzioni con l'elezione del 32 del governatore di New York, Franklin Delano Roosevelt. Però torniamo a vedere anche cos'erano gli anni 20. Gli anni 20 noi li abbiamo visti come gli anni ruggenti, gli anni potenti. Gli anni 20 noi li abbiamo presentati come gli anni ruggenti, gli anni del jazz, del cinema, idoli del cinematografo, una bellezza. Però gli anni ruggenti sono stati anche gli anni dell'americanismo, del puritanesimo. Molti vedono in queste libertà dei costumi una perdita dell'antica tradizione americana, e nasce l'americanismo, il puritanesimo, che va contro questi anni. Sono gli anni del feroce razzismo, provocato da cosa? Dal fatto che nelle piantagioni non si produce più, quindi tutti gli uomini delle piantagioni vengono portati nelle città a vivere nelle bidonville, bidoni, capanne, eccetera, senza fogne, senza niente, quindi si danno alla criminalità
estemporanea, si danno all'alcol e nasce l'idea appunto che i neri creano molti più problemi dei bianchi. Abbiamo il famoso quartiere di Harlem, dove non era possibile nemmeno entrare perché ormai era a mano alla criminalità degli uomini di colore. Oggi Harlem ancora c'è, e Harlem oggi è un bellissimo falso, no? Perché questo livello di criminalità di fatto non c'è più, però i turisti vogliono andare a vedere il quartiere di Harlem. Allora ci sono, sembra, una volta venne fuori uno scandalo, dei neri pagati per far finta di essere lì a giro col coltello, eccetera, così i turisti sono più contenti e passano con questo pullman, dicono non scendete, guarda c'è lui il coltello, è un attore, no, bravissimo, e poi lo rivedete in qualche serie televisiva. Cioè l'America poi ha una capacità, guadagna su tutto, no? Il puritanesimo a cosa ha portato? Il puritanesimo ha portato anche al proibizionismo rispetto all'alcol. E chi è che si è fregato le mani quando è stata fatta la legge non si poteva più bere dell'alcol? Al Capone e tutta la mafia italiana, perché se te lo proibisci io lo vendo al nero, no? Quindi abbiamo avuto i famosi anni dei gangster. Il 1920 negli Stati Uniti è stato anche l'anno, anche lì c'è stato un biennio rosso e nasce il Red Scare, la paura dei rossi. Si ha paura che anche 1920 gli americani finiscano nelle maglie del comunismo, si dà la colpa a comunisti se le donne sono vestite facendo vedere le mutande, no? Lì nasce proprio il terrore dei rossi e poi si capisce che l'America rischia tutto meno che una rivoluzione comunista, non è proprio nelle corde degli americani, però questa paura nei confronti dello straniero, dell'immigrato, dei rossi continua. E a farne le spese sono due anarchici italiani, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, che vengono accusati da una testimonianza che si contraddice più volte di aver ucciso un poliziotto in un quartiere. L'unica prova che c'era è che loro erano quella sera in quel quartiere, no? Vengono condannati a morte, nonostante ci sia un movimento tipo l'affare Dreyfus, tutto il mondo scrive contro questa condanna a morte. Gli americani vogliono dimostrare che loro sono seri, loro sono rigorosi, e uccideranno Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. C'è anche una famosa canzone pop, la ballata di Nick e Bar, e un bellissimo film con Gian Maria Volonté. Quindi per dirvi che comunque quello che troverà Roosevelt nel 1932 è un mondo complesso al di là della crisi. La crisi ha portato alla perdita totale delle certezze.